Fuori Caterina Del Bianco, dentro chissà. L'assessore alla cultura e allo sport del comune di Fano ha rassegnato le sue dimissioni per sopraggiunti impegni professionali. Dopo 6 anni di amministrazione a cavallo tra le due giunte targate Massimo Seri, la Del Bianco ha deciso di farsi da parte dopo aver ottenuto la tanto agognata cattedra per potersi dedicare a tempo pieno alla sua carriera di insegnante. Dal 14 settembre ho iniziato a insegnare alla scuola, quindi ho iniziato un altro percorso professionale. Ho provato a far combaciare l'attività di assessore e insegnante, non è stato facile. Poi seguo delle importanti deleghe sport e cultura, quindi ho così, con una chiacchierata con il sindaco, che mi ha anche consigliato quasi da fratello maggiore, abbiamo pensato quindi di fare in questo modo. E naturalmente non è una scelta che prendo facilmente, però lascio sicuramente spazio a chi ha più tempo di gestire le deleghe. L'assessorato è un ruolo molto importante e sono felice, perché comunque ho studiato anche per fare un percorso di insegnamento, quindi anche una soddisfazione personale. Questo è un momento anche importante, se ne sente parlare anche sul nazionale, insomma sono percorsi di avviamento, anni di prova, io seguirò questo percorso. Approfitto per ringraziare anche il sindaco per la fiducia che ha riposto in me, e i colleghi di giunta, il consiglio comunale, e auguro a tutti buon lavoro. E se posso anche ringraziare Rossini TV per il lavoro che fa di informazione nella nostra provincia, quindi anche buon lavoro anche a voi. Beh, intanto un ringraziamento mi sento di farlo a Caterina Del Bianco per il lavoro svolto in questi 6 anni, un lavoro importante. L'ho definito una compagna di viaggio significativa che ci ha aiutato a ottenere risultati. Questo gli è stato riconosciuto da più parti, ma grazie anche al suo modo di porsi, che a me piace molto, si avvicina anche al mio modo di essere, è quello di essere sensibili, di essere disponibili con le persone, essere concreti ma con la gentilezza. Poi bisogna rispettare le scelte che ognuno di fa, di carattere personale. Le fanno onore, perché significa avere senso di responsabilità. Quando si capisce che magari perché subentrano altre cose importanti nella propria vita, a cominciare da quelle del lavoro, non si riesce a dedicare completamente il tempo necessario, si fanno scelte come queste. Quindi le fa onore, la ringrazio. È chiaro che mi dispiace perché viene meno un elemento importante di questa giunta. Non si sa ancora chi prenderà il posto di Caterina Del Bianco, ma il sindaco Seri ha già indicato alcuni punti fermi. Innanzitutto si tratterà di una donna e si attingerà dalla stessa lista dell'assessore uscente, vale a dire Noi Città. Inevitabile anche un rimpasto generale delle deleghe per ottimizzare la macchina amministrativa fanese. Il primo cittadino ha promesso di trovare la quadra entro e non oltre mercoledì della prossima settimana. Adesso mi sono preso qualche giorno di riflessione, perché un avvicendamento non è tout court, non è, le persone hanno caratteri, caratteristiche, competenze diverse, e quindi è giusto che anche le deleghe siano attinenti alle persone. Poi dopo un anno di attività abbiamo visto anche magari che alcune deleghe è più importante metterle insieme, metterle con qualcun altro, quindi sarà anche un'occasione per così ridefinire meglio anche le deleghe della giunta, perché le sfide che ci attendono sono tante, importanti, e non possiamo mancare a questi appuntamenti.